Stiamo trattando macchine idrauliche. Abbiamo detto focalizziamo l'attenzione su una famiglia di macchine idrauliche, cioè tutto quell'insieme di macchine caratterizzate dallo stesso set di rapporti di forma. Quindi stiamo studiando una categoria di macchine tutte geometricamente simili l'una all'altra, alle altre. Abbiamo scoperto che se il numero di Reynolds è abbastanza alto, il funzionamento di queste macchine può essere descritto tramite una legge a due parametri che vede coinvolti due parametri dimensionali. Ad esempio, il coefficiente di carico che adimensionalizza il lavoro ideale scambiato dalla macchina, il coefficiente di flusso che adimensionalizza la portata elaborata dalla macchina. Quindi ogni macchina che appartiene alla nostra famiglia è rappresentata nel suo funzionamento da delle curve caratteristiche in funzione di phi, ad esempio, che ci esprimeranno per l'appunto il lavoro dimensionale oppure il lavoro ideale specifico dimensionalizzato che la macchina è in grado di scambiare. Per noi è importante questa curva, è ancora più importante la curva che ci esprimerà come caratteristica il legame tra rendimento e portata della macchina, quindi rendimento e coefficiente di flusso. Quindi tutte le macchine appartenenti a quella stessa famiglia, al variare della dimensione della macchina stessa, saranno rappresentate dalle stesse leggi a due parametri adimensionali. Il nostro punto di vista, sia di utilizzatori che poi di progettisti, è particolarmente importante il punto in corrispondenza del quale, il punto di funzionamento della nostra macchina, in corrispondenza del quale abbiamo l'ottimo della prestazione, l'ottimo del rendimento. E ovviamente noi cercheremo di far funzionare sempre al meglio possibile le nostre macchine. Quindi quando noi ci siamo costruiti la caratteristica dimensionale di questa macchina, diremo ok, le condizioni di utilizzo ottimale sono per questa famiglia di macchine, la famiglia di macchine A, sarà quella in corrispondenza del quale abbiamo un certo coefficiente di flusso phi con star. A questo coefficiente di flusso phi con star ci permetterà di ottenere un certo rendimento eta star quando abbiamo un certo lavoro scambiato adimensionalizzato anch'esso epsilon star. Questo vale per la famiglia A, possiamo ripetere lo stesso ragionamento per una famiglia B, lo stesso ragionamento per una famiglia C. Andiamo a disporre insieme tutte queste curve caratteristiche, in particolare ci interessa quella del rendimento. Ci accorgiamo che la famiglia A ha il suo ottimo appunto in corrispondenza di un certo phi a star, che è diverso dal coefficiente di flusso per il quale è massimo il rendimento presentato dalla famiglia B, che è diverso dal coefficiente di flusso per il quale è massimo il rendimento presentato dalla famiglia C. Quindi in realtà stiamo costruendo per le nostre famiglie di macchine delle etichette perché famiglia A, diciamo ok, la famiglia A dà il meglio di sé quando lavora con un certo fiato
star, in corrispondenza del quale ci dà un certo eta star, in corrispondenza del quale abbiamo un certo lavoro dimensionalizzato phi star o psi star, scusatemi, piccolo o grande a seconda che se stiamo considerando il lavoro ideale o il lavoro reale scambiato. La famiglia B è quella che dà il meglio di sé quando il coefficiente di flusso assume un determinato valore T star, per il quale abbiamo eta B star di rendimento, sì, coefficiente di lavoro dimensionalizzato, coefficiente di carico e così via. Ribaltando il problema, se noi dobbiamo utilizzare una macchina per un certo coefficiente di flusso, un certo coefficiente di carico, un certo coefficiente di carico, potremmo andare su un diagramma di questo genere e andare a scegliere quella famiglia di macchine che ci massimizza il rendimento, che ci dà il massimo rendimento ottenibile per quel coefficiente di flusso a cui vogliamo far lavorare in macchina. Non so se mi sono spiegato. Se mi sono spiegato, a questa mia osservazione c'è un però. Ora, lasciamo un attimo da parte questo discorso, riprendiamo un attimo. Qualche piccola osservazione. Noi abbiamo trattato una teoria dimensionale che ci ha portato a descrivere il funzionamento delle macchine idrauliche tramite legge a due parametri, cioè che ci esprimono delle caratteristiche di questo genere. Se abbiamo una famiglia di macchine e fissiamo il coefficiente di flusso, automaticamente sappiamo il lavoro dimensionalizzato e il rendimento che quella macchina ci scambierà in funzione di quel coefficiente di flusso. C'è da dire che i parametri che abbiamo visto fino adesso non sono gli unici che possiamo utilizzare per descrivere il funzionamento delle macchine. Ad esempio, potremmo scegliere invece che densità, numeri giri e grandezza caratteristica in quella che è come terna di grandezze fondamentali nell'analisi dimensionale di Bakhtin, potremmo sceglierne altre tre diverse. Questo ci porterebbe a definire un set di parametri dimensionali differenti da quello che abbiamo trovato. Non solo, coefficiente di lavoro, lavoro di palettatura sul numero di giri. Il numero di giri, io ho detto che la velocità di rotazione della macchina la esprimiamo in giri al secondo. In realtà non cambia nulla se invece che in giri al secondo la esprimiamo in gradienti al secondo. Questo ci porta a una definizione formalmente diversa del coefficiente di lavoro o del coefficiente di flusso con valori numerici differenti di questi due parametri, ma del tutto equivalenti. Semplicemente c'è un fattore di scala tra l'uno e l'altro. Oppure il coefficiente di lavoro è il rapporto tra lavoro di palettatura, velocità di rotazione e grandezza caratteristica dell'arginante della macchina. Se abbiamo a che fare con un arginante radiale, D è il diametro esterno, omega, velocità di rotazione per il diametro esterno della macchina, non è altro che due volte la velocità di trascinamento al diametro esterno. È equivalente esprimere il coefficiente di lavoro come LP fratto omega quadro D quadro o esprimerlo come LP fratto U, U alla seconda. L'importante è che questa U si è riferito allo stesso diametro che abbiamo considerato come grandezza caratteristica. I valori numerici sono differenti, ma il significato del parametro è uguale. Questi due parametri sono del tutto equivalenti. Lo stesso per il coefficiente di portata. Se ragioniamo un attimo sui coefficienti di velocità, sui diagrammi delle velocità, già abbiamo detto che in realtà la portata elaborata è immediatamente correlata a quelle che sono le velocità meridiane, cioè le altezze dei triangoli delle velocità. Con qualche piccola manipolazione ci rendiamo conto
che il coefficiente di flusso espresso in questo modo, così come l'abbiamo determinato tramite l'analisi dimensionale, è perfettamente equivalente a questo parametro dimensionale, C con M fratto velocità meridiana rapportata alla velocità di trascinamento. Ancora una volta l'importante è che questa velocità di trascinamento sia calcolata in corrispondenza della grandezza caratteristica che abbiamo scelto per identificare la nostra macchina. Quindi i parametri dimensionali possono essercene svariati, sia perché li costruiamo in modo diverso, sia perché li elaboriamo facendo riferimento, appunto, magari più che alla velocità di rotazione per una grandezza caratteristica, a quella che è la velocità di trascinamento direttamente associata ai punti che corrispondono a quella grandezza caratteristica. Inoltre possiamo individuare nuovi parametri dimensionali combinando tra di loro quelli che già conosciamo. Ad esempio, se io calcolo un parametro dimensionale come rapporto tra coefficiente di lavoro elevato ad un certo esponente y fratto coefficiente di flusso elevato a un certo esponente y, ottengo di sicuro un nuovo parametro dimensionale, perché parto da un rapporto tra grandezze dimensionali. Se fisso φ, ho univocamente identificato ψ, quindi è anche univocamente identificato k. È la stessa cosa, o meglio, è equivalente ragionare rendimento in funzione di φ piuttosto che rendimento in funzione di questo nuovo parametro k. Perché, ripeto, se fisso il coefficiente di flusso, un unico coefficiente di lavoro corrisponderà al valore di questo coefficiente di flusso e quindi ho un unico valore di k che corrisponderà a quel valore di φ. Posso fare una trasformazione, sostituire al coefficiente di flusso che appare in questo legame adimensionale, fare una trasformazione di variabili e esprimere il tutto in funzione di k piuttosto che in funzione di φ. Questa è una proprietà che ci è molto utile perché ci permette di costruire un parametro adimensionale che per noi è particolarmente significativo. Coefficiente, ragioniamo sul coefficiente di carico e sul coefficiente di flusso. Il coefficiente di carico, il lavoro ideale specifico fatto n quadro di quadro, coefficiente di flusso portata fratto di al cubo n. L'idea è quella di trovare una combinazione tra questi due parametri, questi e qui, che mi faccia ottenere un nuovo parametro dimensionale dove scompare la presenza del diametro, ossia della grandezza caratteristica che definisce la mia macchina all'interno di una certa famiglia. In effetti è abbastanza facile da verificare, io vi do direttamente il risultato finale. Se scegliamo φ elevato a un mezzo, se ci costruiamo un nuovo parametro dimensionale come coefficiente di flusso elevato a un mezzo fratto coefficiente di carico elevato a 3 quarti, questo è un 3 ovviamente, non è un n, se ci facciamo i conti da questa espressione i diametri si semplificano in questo rapporto, quello che ci resta è un parametro dimensionale dove compaiono solamente numero di giri, portata volumetrica e lavoro ideale specifico.
Questo parametro dimensionale lo chiamiamo numero di giri specifico. Per noi è un parametro dimensionale particolarmente significativo. Perché particolarmente significativo? Perché se ragioniamo su quelle che sono le specifiche di progetto con cui normalmente avremo a che fare, a noi non sarà chiesto di realizzare una pompa centrifuga piuttosto che una pompa assiale, piuttosto che una turbina aperta o piuttosto che una turbina grande. A noi ci verrà detto, guarda, hai un salto motore a cui corrisponde un certo lavoro ideale ottenibile che vale Y con star, puoi sfruttare una certa portata volumetrica di acqua che è Q punto star, magari facendo girare questa macchina a un certo regime di rotazione che è M star. In realtà per le turbine idrauliche poi dovremo fare dei ragionamenti anche su questo regime di rotazione. Ma normalmente sono assegnate queste due grandezze e diciamo anche questa terza. Se dobbiamo realizzare un impianto motore, non ci viene detto che tipo di macchina idraulica realizzare. Il tipo di macchina sarà una nostra scelta progettuale. Se dobbiamo realizzare una pompa nell'ambito di macchina idraulica, ci viene detto ok, mi serve una pompa che mi dà tot prevalenza, quindi capace di cedere al fluido Y joule al chilogramma di lavoro specifica, di energia meccanica specifica, elaborando una certa portata, perché devo mandare tot litri al secondo di olio, far circolare tot litri al secondo di olio all'interno di una certa raffineria, girando la voglio accoppiare a un motore elettrico a due coppie polari, girando a 1490 giri minuto N. Normalmente le specifiche di progetto che noi abbiamo, sia per le macchine operatrici sia per le macchine motrici, sono effetto utile che si deve realizzare, che per noi è il lavoro ideale specifico, portata che deve essere elaborata, al più numero di giri a cui la macchina deve funzionare. Queste due sono sempre fissate, la terza qualche volta in realtà anche questa dovremo in qualche modo deciderla noi. Quindi il mio numero di giri specifico è un parametro molto importante perché si correla immediatamente a quelle che sono le specifiche che di solito vengono date in fase di progetto. Effetto utile, portata, regime di rotazione della macchina. Cioè, date le specifiche, noi potremo direttamente calcolare il valore di questo parametro dimensionale. Ovviamente, come per gli altri, posso considerare la velocità di rotazione in giri al secondo e avremo quello che effettivamente di solito viene chiamato numero di giri specifico. La posso dare in radianti al secondo la velocità di rotazione e parleremo in questo caso di velocità specifica o cifra caratteristica della macchina. Noi qui indicheremo come numero di giri caratteristico questa espressione un po' particolare della velocità specifica o del numero di giri specifico, dove n è ancora una volta espresso in giri al secondo, 333 per tutte le altre grandezze. Q punto y sono sempre riferite al sistema internazionale, eh? Quindi metri cubi al secondo per la portata, metri quadrati al secondo quadrato per l'energia specifica. Questa forma, che oramai dovrebbe essere quasi scomparsa in tutte le slide, che però spesso si trovano in alcuni libri, è legata alla tradizione di come veniva definito il numero di giri specifico nelle macchine idrauliche, in particolare nelle turbine, dove c'era in realtà un parametro che non era proprio adimensionale, aveva una sua dimensione ma legata a una costante, all'accelerazione di gravità fondamentalmente. Da quel parametro che veniva utilizzato e che ancora qualche casa costruttrice utilizza, però si può ritornare al nostro semplicemente tramite questo fattore di proporzionalità. Quindi io qui ve l'ho riportato e ancora capita di utilizzare dei diagrammi dove c'è questo numero di giri caratteristici. Noi fondamentalmente utilizzeremo questa forma.
velocità specifica, ragioneremo i radianti al secondo. Quando dovremo ragionare in termini numerici utilizzando diagrammi o tabelle. Nel senso del ragionamento che stiamo facendo adesso, non cambia nulla se consideriamo questo, questo, parliamo genericamente di numero di giri speciali. Ora, come abbiamo fatto per gli altri parametri dimensionali e come abbiamo detto poc'anzi su metodi che possiamo usare per dedicarci a altri parametri, se facciamo un cambio di variabile, esprimiamo φ in funzione di omega s, io ogni curva caratteristica di una macchina, psi grande, psi piccolo, eta, ogni suo parametro di performance, lo posso esprimere tanto in funzione del coefficiente di flusso quanto in funzione della velocità specifica. E questo sarà proprio un esercizio che faremo la prossima volta. Calcolarci le curve caratteristiche di una pompa in funzione dei vari parametri dimensionali che possiamo definire. Questo significa slide un attimo, ci confonde adesso il discorso rispetto a quello che volevo fare. Io, come ho rappresentato prima l'andamento, ad esempio, del rendimento di una famiglia di macchine in funzione di φ, lo posso anche rappresentare in funzione di questo nuovo parametro dimensionale che ci siamo ricavati, che abbiamo in realtà appositamente introdotto, ottenendo sempre un andamento di questo genere. Cioè, per la mia famiglia di macchine il rendimento è funzione del coefficiente di flusso, ma è anche funzione della velocità specifica. Sto solo facendo un cambio di variabile. Trovo che c'è per la mia famiglia una particolare velocità specifica, omega s star della famiglia A, corrispondente a quel massimo di rendimento che già ci eravamo calcolati prima. In altri termini, se rappresento, qui in questo caso rappresento il coefficiente di carico, ma potremmo anche ragionare in termini di rendimento, è la stessa cosa, varie famiglie di macchine, trovo che il massimo del rendimento, o il massimo della prevalenza, secondo di quale grandezza del quale vogliamo ragionare, io ce l'ho a velocità specifiche di funzionamento che mi variano da macchina a macchina. O, ancora in maniera diversa, siccome ci siamo costruiti la velocità specifica come coefficiente di flusso elevato a un mezzo fratto coefficiente di carico elevato a 3/4, io ho individuato per ogni famiglia di macchine dei valori particolari, abbiamo detto che stiamo etichettando quella famiglia di macchine, di coefficiente di flusso, coefficiente di carico, coefficiente di lavoro, in corrispondenza del quale la macchina funziona al meglio, cioè mi dà il massimo rendimento possibile. Ma se ho fissato φ e psi in corrispondenza di questo φ a star e psi a star, esiste un unico valore della velocità specifica che me la calcolo tramite questa relazione, che corrisponde alla miglior performance possibile ottenibile da quella macchina, omega s, velocità specifica relativa alla famiglia A star, cioè che corrisponde alla condizione di massimo rendimento possibile che io posso ottenere da quella macchina. Se ragiono sulla famiglia B, otterrò una velocità specifica omega s di star
che corrisponde alle condizioni ottimali di funzionamento per questa seconda famiglia di macchine, così per la terza famiglia e così via. Alla fine mi accorgo che ogni famiglia di macchine presenta una velocità specifica di funzionamento ottimale che è diversa, varia a parere delle famiglie, e quindi che possiamo fare? Se analizzo la famiglia A, calcolo il rendimento in funzione della velocità specifica e trovo questa curva. Analizzo la famiglia B, trovo questa curva. Analizzo la famiglia C, trovo questa curva. Ho una chiave che mi permette di scegliere le macchine che meglio si rispondono a determinate specifiche di progetto, se ci pensate. Perché in realtà, come abbiamo detto prima, la velocità specifica o il numero di giri specifico, io posso immediatamente calcolarlo in base alle specifiche di progetto, che dipende soltanto da quello. Se io avessi per ogni famiglia di macchine la rappresentazione come curva caratteristica dimensionale, che faccio? Prendo le specifiche di progetto, entro in un diagramma di questo tipo, dico ok, questa è la mia valore omega con S di progetto, entro qui, quale famiglia di macchine mi conviene adottare? Ah, la famiglia di macchine che ha forma A. Non so quanto grande sarà questa macchina, però ho individuato la tipologia. Se le specifiche di progetto prevedono un'operatività a velocità specifiche più alte, qui ho una transizione, fin qua mi conviene operare con la A, da questo punto in poi mi converrà operare con la B, oppure con la C se vado in basso. Allora l'analisi dimensionale ci è comoda e per noi è uno strumento potente, perché ci consente in realtà, partendo dalle specifiche di progetto, ci consente di individuare quella che è la velocità specifica nominale di progetto della macchina, di funzionamento alle condizioni nominali della macchina, e quindi con rappresentazioni di questo tipo di andare a scegliere la forma più opportuna per rispondere a quella specifica di progetto. Ancora non sappiamo quanto sarà grande questa turbina, però sappiamo che magari sarà una turbina elica piuttosto che una turbina Francis oppure che una turbina Perton, perché magari questa prima classe di macchina corrisponde alle turbine Perton, questa seconda alle turbine Francis, questa terza alle turbine Adelie. Lo possiamo fare adesso che abbiamo introdotto il volume, la velocità specifica. Non lo potevamo fare con gli altri parametri dimensionali, quando ho detto mi avete seguito nel discorso che ho fatto e qual è il problema, non mi avete seguito perché non ero stato chiaro, questa è la verità. Non possiamo fare lo stesso tipo di ragionamento con il coefficiente di flusso, perché il coefficiente di flusso è un parametro dimensionale che dipende sia dalla famiglia, dalla forma, ma dipende anche dal diametro, e noi nella fase iniziale non abbiamo individuato né l'una né l'altra. Per questo il procedimento che ci porta a definire la velocità specifica e la sua importanza, per cui magari unico parametro dimensionale che avete trovato citato anche nel corso di macchina da triennale, perché è un parametro per noi di fondamentale importanza, perché si correla alla forma ottimale che una turbomacchina deve avere per rispondere a determinate specifiche di progetto. Okay.
questo è quello che in realtà è il procedimento che poi spesso attueremo, non sempre, ma molto spesso attueremo nel corso delle nostre esercitazioni. La prima cosa, specifica di progetto, calcolo della velocità specifica, che sarà quella nominale a cui dovrà funzionare la nostra macchina. Andiamo a vedere che tipo di forma meglio si adatta a quella tipologia. Guardate bene, spesso si arriva a pensare che una certa macchina, come vedremo adesso, cioè ogni tipo di macchina ben si adatta a una determinata velocità specifica. Questo non significa che può lavorare solo a quella velocità specifica. Quello è il numero di giri in corrispondenza del quale la macchina dà l'ottimo delle prestazioni, il massimo del rendimento. Ma potrebbe lavorare benissimo a velocità specifiche differenti, semplicemente fornendo rendimenti più bassi di quello ottimale. Ok? Cioè, alla fine ogni famiglia, ossia ogni macchina che appartiene a questa famiglia, in realtà è in grado di lavorare all'interno di un range di velocità specifica, come può lavorare all'interno di un range di coefficienti di flusso e così via, se vogliamo introdurre altri parametri. Quindi, in qualche modo, la velocità specifica si correla alla forma della macchina e adesso andiamo a rafforzare questa conclusione che abbiamo tratto. Lo facciamo, siamo sempre nel campo delle macchine idrauliche, tutta la trattazione che stiamo facendo è riferita alle macchine idrauliche, ρ è una costante, la temperatura non ha influenza e non la stiamo prendendo in considerazione, quindi fluido in comprimento. Prendiamo il caso di una pompa. Siamo una casa costruttrice che in qualche modo, non sappiamo bene come, abbiamo progettato una bella pompa radiale che funziona bene. Funziona bene quando lavora con un certo regime di rotazione N0, smaltendo la portata Q0 e fornendo al fluido un lavoro ideale specifico Y0. Questa pompa, ritorniamo nell'ambito dimensionale, ha un diametro esterno, un diametro interno all'inizio dei condotti rotori, ci dicono 1, un diametro della bocca di aspirazione, dicono 1, insomma, ritorniamo nell'ambito dimensionale. Abbiamo una macchina che ci dà un ottimo rendimento quando smaltisce una certa portata volumetrica di conservo lavorando a un regime di rotazione N e fornendo al fluido un certo lavoro ideale specifico di conservo. Siamo soddisfatti? Facciamo una serie di ipotesi, supponiamo che l'angolo qui all'ingresso dei condotti rotorici al foro 1 sia 90 gradi, che ci semplifica l'espressione del lavoro di Eulero. Supponiamo che il numero di pale sia infinito, così non abbiamo problemi di deviazione, la geometria della pala definisce la direzione del flusso. Siamo molto soddisfatti della nostra macchina, il nostro capo ci dice ok, la tua macchina funziona bene, ne stiamo venendo tante per rispondere a queste specifiche di progetto, ci è stato chiesto di realizzare una pompa che fornisca sempre la stessa prevalenza, quindi il lavoro ideale scambiato da fornire al fluido è sempre Y0. Lavori sempre con lo stesso motore elettrico, quindi il regime di rotazione è lo stesso, ma sei in grado di fornire una portata nominale più alta, quindi al punto di progetto come specifica Q punto maggiore di Q.0. Dobbiamo modificare la macchina. Per modificarla possiamo fare tutta una serie di scelte. La prima, quale potrebbe essere? Potrebbe essere, siccome la portata scambiata dipende dalle sezioni di attraversamento e dalle componenti meridiane, diciamo ok, cerchiamo di lasciare tutto così come sta, facciamo crescere le componenti meridiane delle nostre velocità.
Quindi facciamo crescere l'altezza del triangolo delle velocità, che la componente meridiana, ricordiamoci sempre, corrisponde all'altezza, fatta a base U, corrisponde all'altezza del triangolo delle velocità. Quindi se per la macchina da cui siamo partiti questo è il triangolo delle velocità che avevamo all'inizio, per la nostra macchina modificata, se vogliamo aumentare la velocità di attraversamento mantenendo tutto il resto immutato, i triangoli delle velocità andrebbero a modificarsi in questo modo: dalla velocità C2 in blu originale passiamo alla C2 segnata in rosso, perché? Che appunto l'altezza del triangolo si alza in maniera da avere maggiore velocità meridiana, maggiore velocità di attraversamento. Abbiamo lasciato invariati gli angoli geometrici con cui abbiamo costruito le nostre pale, quindi che definiscono in linea media i nostri condotti. La direzione della W2 in uscita dal condotto rotorico non cambia. Quindi la C2 aumenta il modulo, ma ruota anche, visto che la U su cui andiamo a appoggiare il triangolo non sta cambiando all'uscita dei condotti rotorici. Ma per le ipotesi in cui ci siamo messi, il lavoro di Eulero per una macchina operatrice è U2 per la componente periferica della C2 meno U1 per la componente periferica della C1. Questo termine è nullo perché abbiamo assunto alfa con 1 90 gradi, l'ho assunto io come ipotesi, che in realtà quasi tutte le pompe lavorano con alfa 1 come 90 gradi. Se C2U sta diminuendo, perché appunto sto facendo passare più portata, voglio far passare più portata mantenendo inalterata la direzione della W2, quindi passo da questa C2 in blu alla nuova C2 in rosso. Se voglio mantenere la specifica di continuare a fornire lo stesso lavoro ideale specifico, lo stesso lavoro di palettatura, dovrò fornire perlomeno lo stesso lavoro di palettatura, presumibilmente, quindi, se C2U diminuisce, dovrò far crescere la U con 2 facendo aumentare quindi il diametro esterno della macchina. Compenserò la diminuzione della componente periferica della velocità con un maggior diametro di 2. Ok? Per cui la velocità di trascinamento al bordo 2 è omega, diametro esterno della girante fratto 2. Quindi, nella mia ipotesi di modifica, in cui volevo lasciare tutto inalterato e far aumentare solo le velocità di attraversamento, mi rendo conto che in realtà aumentare la velocità di attraversamento non è così indolore, perché comunque mi modifica a parità di tutti gli altri parametri i triangoli delle velocità, facendomi diminuire, caso di una pompa con pale rivolta all'indietro, facendomi diminuire il lavoro scambiato. Devo compensare aumentando il diametro esterno della girante, il diametro di 2. Quindi, fondamentalmente, il condotto rotorico si allunga, se lo guardiamo nel piano meridiano. Si allunga, aumenteranno le perdite per interazione fluido-parete che io ho all'interno del condotto rotorico, e che banalmente sta aumentando la superficie bagnata. Tra l'altro stanno aumentando anche le velocità con cui il flusso percorre questo condotto rotorico. Abbiamo visto l'altra volta che le degradazioni le correliamo al quadrato delle velocità di attraversamento. E poi, in realtà, cos'altro sta aumentando in modo drammatico? Sempre se ci rifacciamo a quello che abbiamo visto nella scorsa lezione. Quale perdita? Nella modifica che stiamo pensando di fare alla nostra macchina, questo si sta alzando, sta aumentando il diametro di 2 rispetto a D1. Il condotto rotorico mi si allunga, maggiori velocità, maggiore lunghezza del condotto rotorico, sicuramente ho maggiori perdite per attrito, tra virgolette, nel flusso all'interno del condotto rotorico stesso. Quindi mi stanno aumentando le perdite di palettatura. Probabilmente la scelta che ho fatto mi porterà ad avere un rendimento di palettatura più basso rispetto alla macchina da cui sono partito.
ma c'è un'ulteriore perdita che aumenta e che aumenta in maniera drammatica. Possiamo prevedere che aumenti in maniera drammatica se esagero troppo nel far crescere questo T con 2 procedendo con questa filosofia di progetto. Qual è questa perdita? Patrimonio di pressione. Patrimonio di pressione. Beh, la perdita è sempre una degradazione di energia meccanica che noi alla fine vedremo come una perdita di pressione, una perdita di carica. Potevamo raggiungere tot di pressione di ristagno a valle e lo raggiungiamo. Ma noi l'altra volta abbiamo esaminato una serie di perdite che possiamo avere nelle nostre turbomacchine. Perdite palettatura e perdite complementari. Tra le perdite complementari ce n'è una che io ho detto attenzione, perdite per attrito sul disco, quelle che abbiamo perché in realtà la girante ruota immersa nello stesso fluido di lavoro, che aumentano con con la quinta potenza del diametro esterno della girante. Quindi quel tipo di perdite far aumentare anche di poco il diametro esterno della girante significa far crescere in maniera drammatica le perdite per attrito sui dischi che mi coprono le pale, che qui non sono ben rappresentate perché non era lo scopo di questa slide, ma li abbiamo visto la volta scorsa. Quindi possiamo fare delle scelte, possiamo modificare la macchina in tal senso, ma di sicuro ci aumenteranno sia le perdite di palettatura che quelle complementari. Possiamo aspettarci che la nuova macchina che stiamo progettando avrà un rendimento interno molto più scadente di quella da cui siamo partiti. Tant'è vero, attenzione, nelle nostre macchine radiali sia la velocità meridiana, cioè la velocità di attraversamento, cercheremo sempre di contenerla per non far aumentare troppo le perdite per attrito. Cercheremo di contenere anche la lunghezza dei canali rotorici, soprattutto per contenere D2, lo sviluppo radiale della macchina. In tal senso, per evitare di avere perdite di attrito troppo elevate, il rapporto tra D2 e D1, diametro esterno su diametro interno della girante, normalmente si tiene al di sotto di 2,5, non si supera questo valore, perché quando si supera le perdite di palettatura e le perdite interne diventano troppo elevate e i rendimenti della macchina scadono. Questa è una soluzione che però ci porterà a fare una pompa con basso rendimento, che lavorerà con basso rendimento. Quale potrebbe essere una soluzione alternativa da esplorare? Beh, la portata, che è quella che dobbiamo variare, dipende dalle superfici e dalla velocità meridiana. Velocità meridiana non ci conviene farle crescere troppo, vediamo che succede se banalmente facciamo le pale più alte. Cerchiamo di far crescere tutte le superfici di attraversamento. Quindi passiamo da B2 a B2', allarghiamo. Stavolta cerchiamo di non farla variare la velocità meridiana, quindi di fronteggiare l'aumento di portata semplicemente aumentando le sezioni di passaggio. Le sezioni di passaggio fondamentali sono sbocco dai condotti rotorici, quindi altezza della pala alla sezione 2, ma da B2 a B2'. La nostra pompa ha una bocca di aspirazione, anche questa è una sezione di passaggio. Da D con A dobbiamo far crescere anche questa D con A. Magari da DA a DA primo. Passiamo da qui a qui. Lì il discorso è già abbastanza estremizzato.
crescere questa di un pochino, ok, faccio crescere questa di un pochino, ok, disegno un nuovo profilo. Siccome sto facendo crescere il diametro della bocca di aspirazione, inevitabilmente sono costretto a spostare un po' più in alto il diametro di conuno. Quindi da quello che era il di conuno iniziale, se voglio fare una girante puramente radiale, cioè dove tutto quanto il fluido reagisce, il flusso reagisce con le pale quando si muove in direzione puramente radiale, sono costretto a spostare l'inizio dei miei condotti rotorici un po' più in alto. Perché il mio diametro di cona è dovuto crescere per fronteggiare l'aumento di portata a parità di velocità meridiana. Se l'aumento di portata è notevole rispetto a quella che avevo, questo diametro cresce e cresce tanto, come rappresentato qui nell'atlante. Si arriverebbe a un punto che in realtà la mia pala, il mio tratto radiale puro che ho a disposizione per andare a deflettere il flusso, quindi a spingere la curva, potrebbe diventare troppo corto. Troppo corto significherebbe eccessiva deflessione del flusso per unità di lunghezza del condotto stesso. E noi serve la deflessione del flusso per scambiare il lavoro, l'abbiamo visto nelle lezioni scorse. Se diventa eccessivo, cioè devo far curvare troppo le linee di corrente mentre queste si sta muovendo all'interno del condotto rotorio, che può succedere? Distacco della vena in un condotto che è in contropressione come quello di una macchina operatrice. Allora non posso accorciargli troppo il condotto rotorico, proprio come sviluppo lineare del condotto rotorico stesso. Ci inventiamo come soluzione quella di spostare l'inizio del condotto rotorico, di spostarlo in realtà verso la bocca di aspirazione. Quindi il flusso, la pala, non inizierà quando il flusso avrà curvato e passato da una, e sarà passato da una direzione radiale, assiale, scusatemi, ad una radiale, ma inizierà quando ancora sta facendo questa curvatura, si sta muovendo in modo asso radiale. Se addirittura proseguo con questo discorso, continuo a far crescere la portata, continuo a ragionare in termini di aumento di sezione di passaggio tenendo immutate le velocità attraversamento, arriverà a un certo punto che il diametro di con 2 potrebbe diventare uguale al diametro di con 1, perché in realtà questo è quello che sta succedendo. Man mano che io modifico la macchina, vedete, il diametro di inizio dei condotti rotorici si sposta più verso, sempre di più verso l'alto, qui nel caso in cui riesco ancora ad operare la forma radiale puro, ma succede anche qui per questa macchina, dove se facciamo riferimento al tratto più alto, tra virgolette, al punto più alto di inizio della pala, vedete, il diametro di con 1 si avvicina sempre di più al diametro di con 2. Se faccio riferimento al punto medio, lo stesso, in realtà man mano che aumento la portata, il rapporto di 2 su di con 1 tende sempre più a diminuire. Dovrebbe arrivare a un punto tale che di 2 su di con 1 tende ad 1. Cioè la nostra macchina a quel punto diventerebbe una macchina assiale, o meglio ancora una macchina che ha la forma di un'elica. Siamo partiti quindi da una macchina radiale, abbiamo visto che ci conviene, per fronteggiare un aumento di portata a parità delle altre specifiche, evolvere verso una forma asso radiale. Se questo aumento di portata è veramente notevole, addirittura potremmo tendere a quella che è una macchina ad elica, modificando radicalmente quindi la tipologia di macchina in funzione di quelle che sono le specifiche a cui bisogna far fronte. Se ci ragioniamo,
l'evoluzione che abbiamo fatto a parità di n, di y e di q, e facendo aumentare sempre di più la q, equivale a aver ragionato al numero di giri specifico in corrispondenza delle condizioni di progetto sempre più alte, perché n e y l'abbiamo tenuti bloccati e abbiamo fatto aumentare q. Una simile evoluzione della forma ce l'avremmo se lasciamo invariato n e q e facciamo diminuire y, lasciamo variare invariato y e q e facciamo aumentare n. Fondamentalmente tutte queste soluzioni che ci portano da macchina radiale pura, configurazioni che ci portano da macchina radiale pura ad asso radiale ad elica, sono tutte configurazioni che prevedono una velocità specifica di funzionamento sempre più alta. In effetti la velocità specifica si correla in maniera diretta alla forma della girante. Se le nostre macchine devono, se dobbiamo rispondere a specifiche che prevedono una velocità specifica di funzionamento bassa, converrà adottare una forma radiale di questo tipo. Man mano che la velocità specifica di progetto aumenta, la forma ottimale della macchina tende a evolvere verso l'asso radiale, forma lenta o media, forma veloce, fino ad assumere la configurazione ad elica quando la velocità specifica di funzionamento è elevatissima. Cioè abbiamo, nello schema di prima, abbiamo fatto crescere moltissimo la portata rispetto al lavoro che doveva essere scambiato a quel regime di rotazione. Quindi per noi le giranti radiali sono giranti lente perché adatte a soddisfare punti di funzionamento a bassa velocità specifica. Non lente perché girano piano, lente perché sono adatte a lavorare a basse velocità specifiche. Le forme ad elica, le turbine ad elica e le turbine cava, sono giranti velocissime perché adatte a fronteggiare le condizioni di funzionamento ad altissima portata rispetto a questo che, quello che è il loro lavoro scambiato. Per tale vediamo poi che come numero di giri la cosa si inverte proprio, queste sono in genere le ruote che girano più lentamente e queste sono quelle che vanno più veloci. Ripeto, la definizione lenta, media o veloce è riferita alla velocità specifica, particolare alle condizioni di funzionamento che sono ottimali in termini di parametri dimensionali per questa tipologia di ruota. Nelle macchine radiali rivedendo lo schema che abbiamo visto prima, in particolare la velocità specifica si correla alla forma della girante e in particolare si correla al rapporto di forma di 2 su di 1, diametro esterno della girante, diametro di uscita dei condotti rotorici, diametro di ingresso ai condotti rotorici. Man mano che omega S cresce, questo rapporto diminuisce fino a tendere ad 1 per le macchine eliche. Partiamo, come vi dicevo prima, per le giranti centrifughe da un massimo che è tra 2, 5 e 3. Macchine radiali lente, arriviamo a un valore minimo di 1 corrispondenza delle macchine radiali. Quindi se non siamo proprio costretti a fare giranti troppo sbilanciate, diciamo che normalmente questo parametro di 2 su di 1 varia tra 2,5 ed 1 e tende a diminuire man mano che aumenta la velocità specifica di applicazione della macchina. Contestualmente la forma passa da radiale pura ad asso radiale fino ad arrivare alla forma assiale pura, cioè ad elica. Questo per le macchine radiali, ragionamenti simili si possono fare per le macchine assiali,
ancora una volta la velocità specifica si correla alla forma della ruota assiale, in particolare rapporto tra l'altezza della pala B e il diametro medio della girante, o l'inverso dm su b. Quindi nelle macchine radiali omega s è rapportato, si correla di 2 su d1, nelle macchine assiali si correla a b su dm, altezza della pala sul diametro medio della palettatura. Le macchine lentissime hanno basso valore di b su dm, cioè l'altezza della pala è molto corta rispetto al diametro medio. Man mano che la velocità specifica cresce, passiamo da questa a questa configurazione dove l'altezza della pala diventa sempre più importante. E normalmente, cioè normalmente, e per altre considerazioni accade che mentre l'altezza della pala diminuisce rispetto al diametro medio, il numero anche delle pale, mentre l'altezza della pala aumenta rispetto al diametro medio, il numero delle pale invece diminuisce. E anche in questo caso, alla fine, la girante tenderà a assumere fondamentalmente una forma di elica, come succede per le macchine radiali. Qui vedete rappresentati, esistono tantissimi diagrammi a dimensione, diagrammi che rappresentano il campo ottimale di utilizzo per le varie macchine in funzione dei vari parametri dimensionali che abbiamo introdotto. Ad esempio, qui c'è un riassunto: in ascisse trovate la velocità specifica, omega s. Campo di applicazione delle varie turbomacchine. Ci sono non solo le idrauliche ma anche le termiche. Vedremo dopo il perché. Vedete, qui ci sono tra virgolette le ruote idrauliche: Pelton, Francis, Kármán. Man mano che la velocità specifica aumenta, passiamo dalle forme tangenziali, che è quella che caratterizza la Pelton, alla forma assoradiale che caratterizza le Francis, alle forme Kármán. Quindi, dalle nostre specifiche ci facciamo i conti su quanto è la velocità specifica al punto nominale di funzionamento della turbomacchina, entriamo in un diagramma del genere e ci rendiamo conto se è più adatta a una Francis, o se è più adatta a una Kármán, o se è più adatta a una Pelton. Pompe radiali, flusso misto, ossia assoradiali, assiali, cioè ad elica, compressori, turbine a gas, eccetera. Questo è un tipo di diagramma, ce ne sono un'infinità.